Grazie signor Presidente, ma io onestamente pensavo che oggi l'Aula del Senato potesse mandare un messaggio a quegli 11.000 italiani che portano formalmente il tricolore sul braccio ma sostanzialmente nel cuore, per dire che in maniera unita il Parlamento dava loro un messaggio per far sì che appunto la loro capacità di rappresentarci al meglio all'estero potesse essere oggettivamente fondata da unanimità e che questa unanimità potesse passare anche da un voto parlamentare. Noto con rammarico che oggi di fatto il Parlamento si divide in tre: da un lato ovviamente la maggioranza che sostiene con forza questo provvedimento che va a semplificare, va appunto a rendere, nel caso ci sia la necessità, più cenere la capacità di un governo che, signori, qualsiasi governo della storia repubblicana aveva fondamento democratico. Parlare di passaggio essenzialmente democratico col Parlamento quando sembra che il governo non sia tale, beh, insomma, andiamoci un attimo a leggere l'attuale Costituzione e speriamo che i prossimi governi, con una forma anche differente a seguito di una modifica costituzionale, abbiano ancora un maggior fondamento democratico. Dicevo, diviso in tre: da un lato la maggioranza, dall'altro lato quelle forze di opposizione, ha ragione il collega Borghi, che hanno cultura di governo e comprendono che non è questo e non sono questi i temi su cui una grande nazione come l'Italia, con l'attuale ma anche il passato standing internazionale, può dividersi appunto su un tema come questo. E poi c'è chi in maniera populisticamente ideologica si mette quasi da un lato, provando a sollevare questioni che oggettivamente, secondo me, non hanno fondamento e hanno ancora meno fondamento se andiamo a riguardare e a osservare quali sono stati i comportamenti, penso a quelli e alle posizioni che il Movimento 5 Stelle ha preso quando era al governo. Perché parlare di aumento di spese militari quando l'accordo sul 2% con la NATO l'ha preso colui il quale è oggi il leader del Movimento 5 Stelle e che all'epoca era Presidente del Consiglio dei Ministri, mi sembra un pochino ipocrita, quando l'attuale Ministro della Difesa, l'onorevole Crosetto, diceva sì al 2%, ma almeno togliamolo dal patto di stabilità. E quindi su questo credo che un pochino invoco di onestà intellettuale sarebbe sicuramente un qualcosa che sarebbe apprezzata. Dopodiché, così come non ha alcun fondamento, senatore Marton, lo dico a lei tramite la Presidenza, il riferimento alle missioni internazionali su un eventuale impegno, tra l'altro mai previsto, mai voluto, eccetera, dei nostri militari in Ucraina. Ma lì saremmo fuori una missione internazionale. Lì attualmente saremmo nel caso previsto dall'articolo 78 della Costituzione, che Dio non voglia mai dovessimo applicare. Quindi non c'entra assolutamente nulla, esempio completamente sbagliato e infondato. Oggi, in uno scenario internazionale complesso, sono stati giustamente citati più volte i conflitti di cui anche medicamente più si parla, e quindi il conflitto a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, il tema del Medio Oriente e dell'eterno conflitto, decennale conflitto tra Israele e il popolo palestinese. Benissimo, ci sono però proprio, forse anche più vicino a noi da un punto di vista geografico, dei focolai che è giusto non solo attenzionare, ma su cui appunto dobbiamo accendere una luce per evitare che possano generarsi effetti a catena che potrebbero dare appunto risultati devastanti. Penso alla vicenda del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian, penso a tutto ciò che ancora cuoce sotto le ceneri tra il Kosovo e la Serbia e la questione appunto balcanica. Penso a una serie di situazioni che pongono quel pezzo orientale di Occidente, non è un ossimoro, è un paradosso geografico, che noi rappresentiamo, assolutamente vitale. E allora avere la capacità, la prontezza di guadagnare un po' di tempi rispetto a una normativa di cui sì, senatore Alfieri, lo riconosco, ce n'era bisogno. Io onestamente non so nel 2016 che cosa votarono
alla Camera dei Deputati 9 rappresentanti di Fratelli d'Italia, ma credo che l'avere avuto il coraggio di imporre o proporre una legge quadro sulle missioni internazionali fosse un qualcosa che sicuramente è giusto, ma come lei stesso ha riconosciuto è chiaro che questa legge aveva bisogno di un tagliando, perché in questi anni, in questi 8 anni, evidentemente più volte ci siamo trovati a fronte di una lentezza burocratica che aveva bisogno della capacità, sotto la responsabilità del governo, sotto comunque, perché nessuno lo toglie, il controllo del Parlamento, di appunto andare avanti. Dopodiché ricordiamo anche qui, rispetto a quello che ha detto il senatore Marton, mi perdonerà, ma i nostri militari in giro per il mondo, le missioni internazionali, non fanno azioni di guerra. I nostri militari nel mondo, in missioni internazionali, costruiscono ponti e strade con il genio, intervengono da un punto di vista medico, assistenziale e sanitario, compiono opere di vera socialità nei confronti delle popolazioni colpite da contesti interni o internazionali complicati. Quindi anche su questo cerchiamo di raccontare realmente quello che fanno quella meglio gioventù che, come ho detto prima, al tricolore formalmente sul petto e sostanzialmente nel cuore. E allora, a cui ovviamente va il ringraziamento, e questo, su questo riconosco la trasversalità che è stata data oggi dall'Aula, il ringraziamento a questi ragazzi e non solo, che ci rappresentano, compiono azione diplomatica quotidianamente. Quando mi è capitato di visitare qualche base italiana all'estero, si ha la capacità e si percepisce che la sensibilità italiana, diversa probabilmente da quella di qualsiasi altro, dai rappresentanti militari di qualsiasi altro Stato, dà dei risultati concreti, reali, veri, potenzialmente di aumentare la saldatura tra lo Stato che ospita temporaneamente i militari italiani e la nazione in Italia, che ha sviluppi diplomatici, ha sviluppi a volte anche economici, grazie appunto alla credibilità che i nostri militari italiani ci danno all'estero. E allora concludo semplicemente dicendo che questa normativa probabilmente non è, questa modifica alla normativa della 145/2016 non avrà una portata rivoluzionaria, credo che sia un passettino avanti verso la sburocratizzazione di una nazione in cui anche in questo campo c'era bisogno di intervenire, che ci potrà dare qualche tempo in più in alcune occasioni particolari per poter essere tempestivi, e quindi è evidente che il gruppo di Fratelli d'Italia vorrà convintamente a favore rispetto a questa normativa. Grazie.